Allora, ciao ragazzi, bentornati e benvenuti in una nuova avventura con il SUP. Allora, questa volta me ne sono inventata un'altra delle mie. Ho comprato una spiaggina da mare e andiamo a fissarla sul SUP con la sua cinghia. Questa è molto più bassa delle altre sedie che avevo provato l'altra volta. Vediamo se riesco a fartela Posso vedere. aprire le gambe davanti, ok? L'ho comprata con questa barra per far sì che non avevano i piedini che andavano a probabilmente rovinare il SUP. Questa è molta molto più comodo. Qua possiamo lasciarla in questo modo, però così non mi piace, devo metterci un qualcosina perché qua col mio dolce peso non vorrei che si rovina, quindi ha la sua altra gambina. Zacchete. Guardate che spettacolo di una cosa che è. Guardate. E andiamo a prendere il laccio. Allora, andiamo a tirarlo. Ok. Qui facciamo un paio di nodi. Oh, la mia bella spiaggina. Oh, ci sono già state un paio di persone che mi hanno guardato male. Avranno detto quello che cazzo sta combinando. Va bene, andiamo a farci un giro da qualche parte adesso però. Oggi c'è il vento però. Allora ragazzi, voglio raccontarvi due cose. Allora, l'idea della spiaggina mi è stata consegnata da un ragazzo su un gruppo Facebook dedicato ai SUP, che ha visto praticamente il mio video precedente, quello dove ho provato lo sgabello alla sedia di Decathlon. Solo che anche lui praticamente mi ha confermato che non andavano bene perché sono troppo alte e quindi sbilanciava il baricentro del SUP. Ora mi fa: scusa, ti prendi una bella spiaggina, però così è comoda. Poi io, avendo problemi con la schiena, va bene, posso tenere le gambe allungate senza nessun problema. Ragazzi, è comodissima. Allora, se devo essere proprio pignolo pignolo, bisognerebbe alzare un pochettino, un po' più lo schienale, ma poco poco. Allora, non si può fare, bisogna fare una modifica, perché questo qua è la prima angolazione così. Poi ce n'è un'altra, e poi ti puoi sdraiare, che vabbè, sdraiare non mi serve. Però magari alzarla di un centimetro. Comodo anche il, chiamiamolo, poggia schiena che c'è dietro, spugnoso. Però ragazzi, è una figata sta cosa, guardate che è veramente comodo, eh. Ma voi non avete idea che mi stanno guardando tutti, mi stanno guardando tutti. Allora, ho girato un po' l'assetto, allora di segni non ne ha lasciati la barra di prima, questa gambina qua, guarda, questa gambina qui che adesso ho alzato. Allora, adesso ho cambiato l'assetto, guarda, la voglio provare così, vedi che è più bassa dietro, però il problema era questo che ti dicevo io, vedi che toccano, vedi che qua c'è dello spazio. Ci fermiamo un attimo e voglio vedere se restano i segni della spiaggina sul SUP. Allora, vediamo un po'. Aspetta che lo allento un attimo. Ok. Allora, vediamo se ha fatto segni. Allora, alziamo questo almeno. Allora, questi sono, vedi, i segnetti che ha lasciato. Insomma, non è niente di che, però chiaro che è messo così, come ti ho detto prima, è tutto bello appoggiato, quindi qua di problemi non ce ne sono. Chiaro, se vuoi fare anche te, chi è? Oh, uè, paparazzi.
se vuoi fare anche te quella cosa qua, mi raccomando, stagli lontano dalla valvola, se hai come me, io ne ho due di valvole, vedi? Perché ci sono due camere d'aria qua. Stagli lontano, stagli via anche da qua, Wank! Wank! Vedi? Tieni a Niente distanza. ragazzi, io per questo video è tutto con le mie invenzioni. Adesso boh, non so cosa inventare. Devo inventare e mettere un ombrellone. Ci vuole un ombrellone. Un'amaca ci vorrebbe. Un'amaca. Dovrei montare un'amaca sul sopra, ragazzi. Niente, dai, noi ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, mi raccomando, voi lasciatemi un bellissimo like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella delle notifiche. Ma la cosa più importante è condividete i video con i vostri amici. Va bene, ragazzi, vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.